Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con la rinascita di Balotelli che non sta andando benissimo, i nostri obiettivi piano piano stanno sfumando tutti. Nello scorso episodio abbiamo perso la qualificazione in semifinale di Conference League e anche in campionato qui in Turchia non siamo messi benissimo, anche se abbiamo una partita in meno rispetto al Galatasaray, ma non la vedo, non vedo del sole alla fine del nostro tragitto. Allora, grande prova. Facciamo un poco di fatti complimenti, facciamo un pochino di caciara, signori. Investimenti, possiamo guadagnare qualche soldo perché Paolo Balotelli è rimasto solo con 40.000 euro. Dico, non possiamo fare nulla. Non, che cazzo mi dice allora? Non possiamo fare nulla. Facciamo cose interessanti invece, signori. Facciamo gli allenamenti, che così il nostro Balotelli si mantiene ancora in forma. E prossimamente cercheremo di trovare anche una squadra per il nostro Balotelli, perché noi siamo arrivati a che mese in tutto questo? Mi sono un attimino perso, signori. Siamo nel mese di mai e il giorno dunque. Siamo al domenica 16 di che giorno, signori? Di aprile, perfetto. Noi abbiamo detto che a maggio chiederemo il trasferimento, così da poter avere un bel po' di tempo per cercare una squadra e vedere un attimino. L'importante è tornare nell'Europa che conta, signori. L'importante è tornare nell'Europa che conta per cercare di ambire alla Champions League, signori. Anche se una squadra di Serie B da portare in Serie A e cercare di qualcosina anche lì non sarebbe male come idea. Non sarebbe male, ma vediamo. La rinascita di Balotelli potrebbe tornare e partire anche dalla Serie B, che non sarebbe male come cosa, non sarebbe male. Ok signori, concentriamoci su questa partita, ci servono i tre punti. Va bene, Balotelli si invola all'ottavo da solo nella metà campo, siamo nel cerchio di centrocampo, ci involiamo nella metà campo avversaria, facciamo fuori due difensori centrali, attenzione, Balotelli, da che cazzarola, però ci abbiamo una sfiga che non è normale. 25esimo, perdiamo 1-0, rigore per Super Mario Balotelli. Signori, io lo tiro centrale senza ombra, senza dubbio, decisi come non si sa mai, centrale, e il rigore è buono, lo pareggiamo, va bene così, e si festeggia la Sium, va bene, 1-1, tutto da rifare, dai, e vincono loro 2-1 al 66esimo. Ma quanto mi fa arrabbiare sta cosa mia, ma quanto mi fa arrabbiare, stiamo perdendo un campionato, dai, ma me la doveva passare subito. Ma chi se ne frega di queste polemiche, dai, a chi, a che cosa, che mi ero spostato. 87esimo, 2-1, niente signori, fine completamente, proprio un finale di stagione brutto, proprio ci siamo persi. E in più perisce il match, sconfitta e delusione dunque per la squadra ospite. Non ci posso credere, come buttare tutto dopo un bel campionato, come buttare tutto in poche partite, mannaggia, il Galatasaray aveva perso tra l'altro, porca miseria, avremmo potuto recuperare dei punti importanti, avremmo recuperato 3 punti su Galatasaray, era tanta roba, sempre una partita in meno, ci avvicinavamo, e invece niente, partita di Coppa, semifinali contro il Besiktas. Non ce la giocare, signori. Dovessimo arrivare in finale, alla finale ce l'andremo a giocare senza ombra di dubbio. Se non sbaglio sono due partite, andata e ritorno, perché nel calendario l'altra volta ho visto che c'è la doppia sfida, quindi cerchiamo di fare il meglio possibile in questa doppia sfida, perché se riuscissimo ad arrivare in finale, ricordo, le finali ce le giochiamo, signori, quindi Non sarebbe brutta come cosa. Però è sempre tutto un grosso punto interrogativo, signori. Il gioco è sovrano. Già perdiamo 1-0 al 36esimo, ve l'ho detto. Il gioco mi sta proprio girando contro in una maniera terribile. Non riusciamo più a far qualcosa di interessante. Non ci gira proprio più niente a favore. Balotelli, tira, porca miseria, 1-1. Va bene, assist, abbiamo fatto un assist, 1-1, va bene così. Non so chi ha segnato.
e ci interessa poco. 63esimo, secondo tempo, contropiede per la Dana Sport. Vediamo se il ballo riesce a farsi dare il pallone in tempo. No, sono andati in fuorigioco. Però riusciamo a creare lo spazio. Ce ne andiamo per gli centrali. Mannaggia. 1-1, 74esimo, soli in contropiede, 1 contro 1, Balotelli contro il difensore centrale. Attenzione, vediamo che cosa si mette il ballo, riesce a crearsi lo spazio il ballo, entra in aria, il Balotelli, mamma. L'arbitro pone fine all'ostilità, comprensibile la gioia. No, 2-1 all'84esimo, no, però 2-1 all'84esimo, no. Aver chiuso avanti questo primo round regala sicuramente loro un vantaggio importante, soprattutto a livello mentale. Sanno che ritorno a... Partiti. Non ci posso dire, non... tirerei non so che cosa, signore. Mannaggia. Non è destino. Perdiamo 2-1. Non ci posso credere, che nervi, porca miseria. E va bene. Abbiamo perso la partita. Quante partite abbiamo giocato in questo video? Scusate, signori, mi sono un attimino confuso. A quante partite abbiamo giocato in questo video? Due, abbiamo perso la prima e abbiamo perso anche quella di Coppa. Perfetto. Ottimo con patate, oserei dire. Ok, va bene. Ci possiamo andare ad allenare? Sì. Andiamoci ad allenare, signori. E... manteniamo una buona forma, mantiene 77. Non abbiamo perso nessun punticino quest'anno e non è male come cosa. Avanziamo nel calendario e andiamoci a giocare la partita del 23 aprile contro il Sivasspor. Terza partita di questo video, signori. Andiamoci a giocare i momenti clou con Balotelli. Un finale di stagione terribile. Però ci crediamo. Ma ci crediamo in che cosa? Non lo so. Però siamo qui. E crediamo in un trasferimento in una squadra più forte, sicuramente. Certo, noi abbiamo fatto il nostro. La stagione doveva essere quella della rinascita di Balotelli e la rinascita è avvenuta, perché comunque abbiamo segnato un bel po' di gol e un bel po' di assist, quindi non ci possiamo proprio lamentare, signori. Balotelli fa fuori il difensore, Balotelli 3 ore per calciare, ma perché ci metto così tanto? Rigore al 24esimo per la Dana Sport sul dischetto. Balotelli 1 contro 1. Attenzione, la tensione sale. Balotelli prende la mira, ma la tirerà sempre centrale. Ed è parato. Perdiamo 2-0 al 79esimo. Non ci posso credere. Ma chi cazzo non la sono questi? Ci hanno fatto 2 gol. Boh. Scioccato, signore. No, non riesce più niente. Né come Balotelli. Gara che finisce che, qui. Che cazzo non ha fischiato? Mamma mia. Colpiti affondati, signori. Gara terribile, colpiti e affondati. Mamma mia. Che dirvi, signori? Niente, stiamo in caduta libera. Il nostro Balotelli non è più incisivo come una volta e noi siamo in caduta libera. In classifica ci troviamo quinti. Messi malissimo, praticamente. Perché vivevamo nelle alte classifiche con una partita in meno rispetto al Galatasaray. Siamo sempre a 8 punti sotto con una partita in meno, signori. Avessimo vinto, il Galatasaray le ha perse tutte, prende queste come le abbiamo perse anche noi, quindi proprio male. Che dire, signori, è andata così. Rimangono le ultime 3 partite di campionato, se non sbaglio. Andiamo un attimino a vedere giuste le situazioni, calendario, dovrebbero rimanere le ultime 3 partite. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4. Ok, quindi prossimo video giocheremo le 3 partite di campionato e poi forse nell'ultimo video il ritorno di Coppa e l'ultima partita di campionato ed eventualmente la finale, che vediamo. Eventualmente, se dovessimo approdare in finale, ci andremo a giocare in un video sano. Perché non mi gioco alla finale, signori, così con i momenti clou, che significa perderla sicuramente. Vediamo un attimino invece il campionato
Marcatori, siamo primi con 32 gol in 31 partite, signori. Non siamo stati capaci di vincere il campionato. Assurdo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il suggerimento e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!